Ho una storia molto interessante. Frank è un personaggio delle case occupate, quelli che hanno adesso sgomberato. Quello del dottor Puma. Lo possiamo chiamare in trasmissione? No, guarda, no. Non me la sento proprio. Ciao, ti chiamo io. Li brucerò tutti. Bastardi della casa occupata. Non vi è bastato il concerto? Adesso vi stermino. Cazzo, qua è tutto murato. Permesso? Ehi, che ci fai qua? Ciao. Ah, sono venuto a vedere come ti sei sistemata dopo lo sgombero. Ti ha fatto entrare Marta? Sì, mi ha fatto entrare Marta. Ma è tutto un casino qua però. Guarda, io veramente non so neanche perché ti sto a sentire e non so neanche perché ti faccio rimanere qua, perché hai fatto veramente... hai cercato di boicottare il concerto. Io? Ma poi hai raccontato della storia di... sei stato tutta la notte col custode. Tutte queste balle per far saltare il concerto e far andare le cose male. Ma cosa stai dicendo? Ma io... ma... Allora, lasciami che ti spieghi. Praticamente io avevo già capito che Adamo correva dei brutti guai. E quindi l'ho fatto per non creare una situazione... Proprio non ti devo stare a sentire, perché ormai ti sei rivelato per quello che sei. Mi dispiace. Ma no, guarda, ti stai sbagliando proprio. Cioè, non so chi ti ha messo in testa queste idee, però sei fuori strada proprio. Ma cioè, io ho fatto di tutto per cercare di far funzionare questo concerto. Poi, per salvare Adamo, perché so che tu ci tieni ad Adamo, non gli ho portato il generatore. Non so se hai capito. Quante cazzate che ti sei inventato, proprio enormi. Io? Grosse. Vabbè, comunque secondo me tu, te l'ho già detto, meriti molto di più di Adamo. Ma in ogni caso non sono venuto qui per parlare di queste cose, io sono passato per farti un'interessante proposta di lavoro. Oh, Gino, mi hanno appena chiamato quelli di Storie di Poco Conto, hai presente la televisione, la trasmissione? Devo andare a parlare della casa. Hanno detto che hanno chiamato me perché sono quello più televisivo. Beh, d'altro canto, hai visto gli altri? Panca bestia. Sono io l'unico che va in ordine, pulito. Ma come cazzo faccio ora? Vabbè, vado dai barboni. Do fuoco ai barboni, ok. Mi hanno chiamato quelli della Nouvelle Musique, l'etichetta francese. A cui avevo dato il tuo demo un mese fa e l'hanno trovato grandioso, quindi se vuoi la settimana prossima, ho già preso appuntamento, possiamo andare insieme a Parigi e conoscere quelli dell'etichetta. Guarda che è una grossissima cosa. Hai capito? Alla fine hanno chiamato me perché sono il più ordinato, il più pulito. Cioè, qua questo quartiere è tutto in disordine, è ovvio che ci sgomberano poi se c'è in disordine. Guarda sto pallone, zio Bono, andate a giocare da un'altra parte! Non è possibile, guarda qua anche, tipo lasciano le porte aperte, ma è possibile, ma anche questa... Mezzo chiuso, mezzo aperto, c'è il disordine, è disordine. Cazzo, ma qui non c'è nessuno. Bastardi. Vabbè, io do fuoco a tutto lo stesso. Guarda che schifo, che sporcizia, che disordine! Germi! Che schifo! Che cazzo ha chiuso? Stardi, aprite! Priore, aiutami tu!
Quindi stiamo su un 2-3 giorni a Parigi e vediamo come va, perché ci sono grosse possibilità anche a livello di mercato europeo, come distribuzione, roba grossa.